Benvenuti, benvenuta Virna. Grazie. Io sono Bettin Cristina, responsabile Terme Spa per Avano Spa. Stiamo per toccare con mano le Thermal Five Colors. Chi deciderà di sottoporsi a Thermal Five Colors non riceverà un semplice trattamento benessere, bensì un vero e proprio rituale di benessere termale. Abbiamo già ascoltato con la dottoressa Poletto quali sono le caratteristiche di ciascuna argilla e perché sono così uniche e importanti nel loro genere. A proposito di sensorialità, chiederei a Virna di scegliere la sua argilla, soprattutto in base alla cromoterapia in questo caso. Quale colore ti piace di più, Virna? Oh, guarda, il colore che mi piace di più è senz'altro, così come prima preferenza, il blu. Bene, ispira questo colore. Allora, Virna, io farei adesso, passerei al discorso olfattivo. Ottima scelta, anche da un punto di vista. No? Sì, allora, oggi sottoporremo Virna al rituale termale anti-aging intensive. Questo rituale ha l'obiettivo di trattare un estetismo specifico di una pelle atona che ha bisogno di essere idratata e nutrita, ma anche protetta e rinnovata. In particolare l'argilla blu è ricca di olio essenziale di neroli. Il neroli ha proprietà straordinarie. Pensate che è un olio così prezioso, in quanto per ottenere un litro di essenza è necessaria circa una tonnellata di fiori d'arancio. In più è un fascino particolare, il suo nome deriva dalla principessa romana Nerola, che adorava questa fragranza e la utilizzava ovunque. Per ottenere un composto ideale sono necessari un terzo di argilla e un terzo di crema colorata. Il composto così ottenuto dovrà avere una consistenza morbida e eventualmente, se notate che non è abbastanza fluido, potete aggiungere 2 o 3 cucchiai di acqua termale. Ecco Virna, cominciamo il tuo momento di benessere. Ciao, la Cristina. Tua coccola. Prego. Benissimo. Il trattamento comincia con un contatto dolce fra l'operatore e l'ospite. Questo perché in ogni rituale che si rispetti, il feeling che si instaura è fondamentale per far sì che il trattamento sia efficace in tutti i suoi obiettivi. Il rituale comincia dalla parte dorsale, perché in essa sono contenuti i principali punti di accumulo della tensione. Quindi, andando a sbloccare questi punti, tutto il corpo ne trarrà maggiore beneficio. L'argilla non va scaldata, la scaldiamo noi fra le nostre mani. Essenziale di neroli. Questo olio ha riconosciute proprietà antidepressive, è un riequilibrante ed ecco perché è in grado di agire sull'umore. In particolare, effettuando un trattamento di questo tipo, andremo a alleviare le fatiche fisiche e mentali
per ricevere un trattamento di relax che proseguirà per tutta la giornata. Proseguiamo sulle gambe. Ricordiamo che l'argilla blu ha anche forti poteri vasoprotettivi, protegge appunto le pareti vasocapillari, ecco perché è adatta anche alle pelli più sensibili e delicate. In questo momento noi stiamo vedendo un trattamento tipo. Ovviamente in base al tipo di argilla che andremo ad utilizzare il massaggio dovrà essere personalizzato e seguire gli obiettivi di questa argilla. Quindi ad esempio per un'argilla gialla che ha un potere snellente effettueremo un massaggio più drenante, per un'argilla rossa che ha un potere tonificante, energizzante effettueremo un massaggio rassodante e così via. Bene, Mirna, ora puoi girarti. Proseguiremo il trattamento nella parte davanti del corpo. Il massaggio in questione dovrà durare circa 40 minuti. E come dicevo prima, dovrà essere personalizzato in base all'argilla che stiamo utilizzando. Essendo questa argilla vasoprotettiva, ricordatevi di fare un massaggio anche drenante e sempre dal basso verso l'alto. Aver coperto la nostra ospite, la lasciamo in posa per circa 5 minuti. Questo periodo servirà a far sì che l'argilla si secchi e abbia maggiore efficacia. In questo periodo non abbandonate la vostra
ospite, ma proponetele magari un massaggio al viso, un massaggio di digitopressione per aumentare l'effetto antistress. È arrivato il momento di sciacquare la nostra argilla. Birna cortesemente aiutaci con una mano in maniera da togliere l'argilla più facilmente. Vedete come si è seccata? L'argilla secca è praticamente l'argilla che ha donato al corpo e alla pelle tutti i suoi favolosi biocicloattivi. Dopo la doccia rivitalizzante invito Birna ad entrare nel bagno termale. Abbiamo aggiunto dell'ozono, l'ozono crea questa sorta di idromassaggio che ha un altro potere rilassante e antalgico. Si adatta benissimo all'argilla blu, in quanto essendo questa argilla ideale per la microcircolazione, l'ozono stimola questa e ha un effetto meno rilassante e antalgico. Il bagno termale avrà una durata di circa 6 minuti. Terminato il bagno termale, ne pulizzeremo sul corpo l'acqua di Avano Spa. È un'acqua termale arricchita di preziosi principi attivi, acqua di olive, estratti di vinacciolo e con enzima Q10. Ha un alto potere antiossidante e ideale dopo l'immersione nelle nostre piscine termali perché neutralizza gli effetti nocivi del cloro. Ha un potere calmante, quindi va benissimo anche dopo la rasatura o dopo una depilazione. Insomma, è una fonte di benessere da utilizzare in qualsiasi maniera. Allora, Birna, ti è piaciuto questo trattamento? Moltissimo, è stato un trattamento molto gradevole. Ma volevo capire una cosa, io riesco a farmelo da sola a casa? Certo che sì, i nostri prodotti sono acquistabili nei nostri bellissimi hotel, nei punti vendita autorizzati e certificati e anche nel nostro sito internet www.avanospa.com. Quindi tu mi assicuri che io riesco a farmelo da sola a casa, ci sono le istruzioni? Certamente, le istruzioni le trovi appunto nel nostro sito dove troverai tutti i protocolli che abbiamo studiato appositamente per un'autocura che possa proseguire gli effetti che tu hai ottenuto qui nei nostri hotel. Quindi a casa tua, nel pieno relax del tuo bagno, che diventerà la tua home spa, potrai fare questi trattamenti con le nostre 5 argille.